questo piano mi sono espressa in commissione con grande contrarietà. Le cose sono partite dall'udienza conoscitiva, un'udienza conoscitiva su cui secondo me non c'è stato confronto sufficiente, soprattutto con le associazioni animaliste, e soprattutto c'è stata poi una velocità nell'approvazione del piano, nella discussione in commissione del piano, che è stato approvato nel corso di 2 sedute soltanto, che ci fa restare in mano con un piano sbilanciato. Un piano che, al contrario di quello che è stato detto precedentemente, merita un voto fortemente contrario, proprio perché è totalmente sbilanciato a favore della caccia. Quindi è un piano che non rappresenta un punto di equilibrio che si sarebbe potuto raggiungere secondo le normative, ma è totalmente sbilanciato e lascia fare e addirittura delega parte del controllo ai cacciatori. Ora, io non voglio qui troppo entrare in considerazioni personali, sono sicuramente contrario alla caccia, ma non voglio qui entrare in considerazioni personali, dico soltanto che già la definizione di cacciatore ambientalista è un ossimoro che non si giustifica, e non credo che sia di facile comprensione, secondo me, anche per un cittadino che si dovesse trovare a osservare oggi la nostra discussione in aula o che avesse preso consapevolezza della discussione in commissione, perché non si capisce un cacciatore ambientalista come faccia a ritenersi una persona in grado di bilanciare, di equilibrare l'ecosistema, quando abbiamo visto che molto spesso le competenze non ci sono e lo sbilanciamento degli ecosistemi è proprio dovuto al fatto che il ruolo pubblico viene meno e che si lascia in mano ad ambientalismi di questo tipo, che sono di segno effettivamente contrario, l'acquisizione di dati incompleta, carente, la mancanza di basi conoscitive, che poi sono quello che ci ha portato ad avere un piano su cui è difficile anche basare delle considerazioni fattuali perché mancano i dati. Quindi, a meno che non si dovesse, diciamo così, non si volesse effettivamente, volutamente, fare un piano, perché si doveva fare molto velocemente, che non dicesse nulla, che non prendesse una posizione netta a tutela del nostro ecosistema, a tutela del benessere animale, se questa era l'intenzione, ci siete riusciti. Diversamente, questo piano si distingue soltanto per dati difformi, dati incompleti, una scarsa capacità di acquisirli da una serie di province che per vostra stessa ammissione non fanno emergere le caratteristiche delle specie cacciabili, la loro situazione di sofferenza, il fatto che, lo dite voi stessi, a un certo punto, per esempio, su una serie di specie, pernice rossa, starna, fagiano, lo stesso piano ammette che alla luce dei dati si può affermare che effettivamente non se ne sa a sufficienza. I dati conoscitivi su altre specie sono piuttosto limitati, la specie gestita in modo ancora marcato con immissioni, fagiano, è talvolta lacunosa o poco strutturata nelle varie realtà regionali, la conoscenza, eccetera, eccetera. Quindi dà l'impressione questo piano che non posi su basi importanti, che non posi su basi sufficienti per potersi esprimere. Oltre a queste considerazioni critiche di partenza, in udienza conoscitiva è emersa la nostra richiesta, che io ho fatto da subito, sull'appendice finale, quella sugli ibridi e sui lupi. E su questo è importante allora intervenire subito, perché effettivamente il termine eradicazione c'era, è stato poi la Giunta ha accettato di toglierlo, e io credo che però su questo la nostra battaglia per la tutela degli ibridi di lupo sia soltanto rinviata, temo, Assessore, poi lei ce lo confermerà. Però per adesso, insomma, su questo si è raggiunto un punto perlomeno di legalità, perché ricordo chi parlava prima di me che non si può semplicemente mettere fuori la gente con le doppiette a sparare e pensare che questo sia legale. Si tratta di, allora si vuole, diciamo che si vuole legalizzare il bracconaggio, che si vuole dire semplicisticamente concediamo a qualche cacciatore di portarsi a casa un trofeo di lupo. Non so se è questo che si vuole dire, non prendendo posizione da un lato e dando invece molta voce sbilanciata soltanto ai cacciatori dall'altro lato, perché questo si sta facendo con questo piano. Sulla questione degli ibridi di lupo si è accettato di togliere il termine eradicazione, si rinvia, se ho ben capito, ad un censimento da fare in futuro con fondi ministeriali, benissimo, credo che un censimento, tra l'altro è incredibile che ci fosse già quel termine eradicazione a fronte di un mancato censimento, magari per mancanza di fondi, però si era messo avanti in ogni caso la possibilità, al limite dell'interpretazione, su cui in effetti in commissione non c'è stata data una risposta convincente in udienza conoscitiva,
che effettivamente gli ibridi di lupo potessero essere considerati così facilmente a occhio distinguibili dai lupi e quindi condannati a morte soltanto perché era così facile distinguerli, quando in realtà poi è stato ammesso anche dall'assessore Caselli che non si distinguono a occhio nudo. Quindi non è possibile dire a occhio, a distanza di sparo di fucile, che cos'è un ibrido, che cos'è un lupo, e poi amoralmente decretare la morte di uno o dell'altro. E questo a fronte di mancanza di prevenzione, forse una formazione insufficiente anche dei nostri operatori agricoli e di chi ha subito effettivamente dei danni, ma che non ha ancora messo in campo le risorse e le misure sufficienti per poter prevenire, per poter arrivare a una coesistenza ambientalmente all'altezza del 2018, quindi civile, senza sbilanciare gli ecosistemi, ma potendo tutti quanti prendere coscienza del fatto che metodi medievali non funzionano o non dovrebbero funzionare in una regione minimamente moderna. Quindi a che punto siamo? Sulla questione degli ibridi di lupo rinviamo a un censimento, dopodiché io credo che sarà in ogni caso sbagliato se più avanti ci si poggerà su dati censiti per poter dire chi si deve sparare o non sparare, visto che ancora una volta, e lo ricordo con un ordine del giorno che ho consegnato e che discuteremo oggi, ricordiamoci che si rischia poi di sparare a dei cani randagi, e anche questo la legge non lo consente. Quindi arrivare a dire che visto che gli esemplari riguardo agli ibridi, il regolamento CITES stabilisce che fino alla quarta generazione, ancorché ibridati con domestici, gli animali quali i lupi sono da considerarsi protetti, quindi non catturabili, non detenibili in cattività, non cacciabili, eccetera, anche qui invocare banalmente che si possa sparare mi sembra e mi sembrerà per quei cani d'affezione che hanno una tutela prevista, la cosa bisogna pensare che verrà estesa anche ai lupi ibridati oltre la quarta generazione. Dalla quinta gli ibridi sono considerati dei cani d'affezione. Quindi io non so se in questa assemblea oggi, come nell'ultima commissione dedicata al tema, c'è qualcuno che sta raccomandando o sta chiedendo alla giunta che si possa sparare ai cani d'affezione. Questo forse ce lo dovremmo chiarire oggi prima che si chiuda la discussione, se c'è qualcuno da parte della giunta o da parte delle minoranze o della maggioranza consigliare che auspica che si possa in futuro sparare legalmente ai cani d'affezione. Tornando agli altri temi, il problema è sempre quello che abbiamo sottolineato, cioè ci piacerebbe che su certi temi che secondo noi moralmente sono di difficile comprensione e al limite del riprovevole, abbiamo citato ad esempio la caccia in tana per quanto riguarda le volpi e abbiamo citato l'utilizzo dei richiami vivi, ma anche l'utilizzo del piombo che si disperde nell'ambiente, oltre purtroppo ad aver ucciso un animale, si disperde per l'ambiente, costituisce rischi sanitari per tutti gli emiliano-romagnoli, finisce nei laghi, finisce nei corsi d'acqua. Siamo davvero sicuri che la caccia sia innocua per chi non la pratica? Io non lo sono, perché se dovessi considerare la questione, ad esempio, dei rischi legati al piombo, mi chiederei effettivamente, ma chissà quanto piombo è stato diffuso nella nostra regione collateralmente alle uccisioni di milioni di animali negli ultimi anni, se questo piombo sia compatibile col consumo umano, se questo piombo sia compatibile con l'ambiente, finisce nel terreno, finisce nell'acqua e via dicendo, nei campi, nei boschi. Abbiamo sollevato il tema di quanto costi la caccia ai contribuenti a fronte dell'1% di cacciatori presenti sul territorio emiliano-romagnolo. E cacciatori che a volte si definiscono ambientalisti, però io non so come sia possibile che loro siano liberi di definirsi ambientalisti, credo che lo siano, ma che la Regione avalli un concetto di questo tipo per me è logicamente poco comprensibile. In che senso un cacciatore ambientalista? O il cacciatore si ritiene un grande carnivoro oppure lui, parte dell'ecosistema, che deve lottare contro altri grandi carnivori e vincerà il migliore e onore alle armi dell'altro animale che soccombe sul campo, però si dimentica che non sta lottando ad armi pari, a meno che io non sappia, forse non lo sapevo, che il cacciatore è nato effettivamente già predisposto di armi, proiettili di piombo, eccetera, eccetera, vestito da cacciatore, e allora starebbe come grande carnivoro lottando ad armi pari con un altro grande carnivoro. Diversamente, assessore, c'è una mistificazione incredibile che la Regione Emilia-Romagna non merita. Cioè non stiamo parlando di un territorio marginale o appartenente al secondo mondo o al terzo. Stiamo parlando di una regione che può essere guida, che può essere faro, anche di civiltà. Noi qui non stiamo discutendo norme di civiltà questa mattina.
stiamo cercando di porre un contrasto a un dilagare di totale inciviltà in cui essenzialmente il messaggio sotteso è: si è sempre fatto così, ci sono interessi di questo tipo, magari c'è pure un indotto importante, forse lo stesso delle armi da caccia, non lo so, dell'abbigliamento da caccia, non lo so. E quindi bisogna mettere a tacere una serie di questioni invece prioritarie, la tutela del benessere animale, la tutela dell'ambiente, perché su queste cose non mettiamo becco. E il tema dello stato di emergenza, forse mi resta ancora qualche minuto, il tema dello stato di emergenza, secondo me quando si chiede uno stato di emergenza, quello che ci si dimentica, e questo dà un po' la misura, a mio avviso, del fatto che non, al di là delle parole non si riesce a pensare in termini complessivamente di vivibilità ambientale. Io ritengo che se si chiede uno stato di emergenza, a seguito di un'ondata di maltempo in regione, che ha colpito soprattutto tra l'altro aree collinari e la costa, ma come mai non si pensa a valutare anche la sospensione della caccia? Ma non ci siamo soltanto noi. Cioè, come si fa a non pensare che è giustissimo chiedere lo stato di emergenza, è sacrosanto, ma bisogna coinvolgere in un ragionamento più ampio, e non ricordarselo soltanto quando si discute il piano faunistico questa mattina, per esempio a valutare la sospensione della caccia per tutto il mese di novembre, ma come minimo, perché nei territori regionali colpiti dal maltempo, che sono già oggetto di richiesta dello stato di attivazione dell'emergenza nazionale, e anche per evitare pericoli, per esempio, sulle attività di ripristino, sulle prime attività diciamo di tutela, quelle urgenti, di ripristino ambientale, per evitare che ci siano dei pericoli, immediatamente bisognerebbe considerare, se si vuole ragionare in modo equilibrato, ad attivare una sospensione totale e non lasciar sempre fare, o addirittura demandare il controllo. Per certi versi sembra quasi, leggendo questo piano, che si lasci il controllo e che il ruolo pubblico faccia un passo indietro. Su questo abbiamo presentato un emendamento specifico, che il ruolo pubblico faccia un passo indietro e lasci effettivamente il controllo agli ATC, ai cacciatori, a chi invece dimostra di non avere a cuore, di non avere una visione che invece dovrebbe essere quella istituzionale. Quindi una visione sia di legalità e sia una visione di tutela del nostro ambiente e tutela del benessere animale e tutela della civiltà. Chiudo ricordando che il voto contrario verrà confermato oggi in sede di discussione dell'Assemblea. Su alcune cose ribadisco, Assessore, che la Regione deve avere più coraggio, cioè deve avere più forza. Quando abbiamo citato il divieto di utilizzo dei richiami vivi, il divieto della caccia in tana e anche sul divieto della caccia sui valichi regionali, è vero che su certe cose si può fare fino a un certo punto, ma un passo ulteriore ce lo aspettiamo. Quindi aspettiamo che su questo la Regione insista per poter ottenere dei divieti e ribadiamo che il divieto della caccia la domenica, come richiesto anche dal Ministero, è qualcosa che secondo me la Regione Emilia-Romagna poteva permettersi anche nell'ambito di una valutazione del turismo e quindi della possibilità di incentivare un'attività economica virtuosa come il turismo e di disincentivare qualcosa che non è più considerabile secondo me né uno sport né un hobby né nulla e che l'istituzione dovrebbe contrastare in modo da contrastare con ogni mezzo e soprattutto riequilibrare quando ha preso delle derive che sono, a mio avviso, sconsigliabili e pericolose.